sindaco, allora sta per cominciare la prima delle pastorelle, intanto sta introducendo la manifestazione cioè Lucignani. Eccoci qui, una tradizione che si rinnova, siamo di nuovo insieme, Covid permettendo, con tutte naturalmente le cautele del caso che sono state adottate. Le ha dato una mano, si diceva, molto importante perché all'ingresso ci sia una selezione e ci siano naturalmente tutte, per evitare che la diffusione del Covid che sta ancora imperversando. Sindaco, questa manifestazione. Beh, certo, c'è un controllo accurato all'ingresso della cattedrale, come è giusto che sia. Siamo in una situazione, diciamo, preoccupante. I dati nazionali di oggi sono veramente disarmanti. Anche Civitavecchia vede una recrudescenza evidente dei contagi, però è una nostra tradizione. Viviamola come giusto che sia, viviamola con sicurezza, con tranquillità, con serenità, rispettando le cautele. Io mi auguro che anche le persone che sono in giro abbiano il buon gusto e il buon senso di utilizzare la mascherina, di mantenere il distanziamento, e immaginiamo che questo Natale ci faccia pensare a un futuro migliore, perché veramente anche quest'anno, l'anno scorso eravamo in zona rossa addirittura. Quest'anno siamo in una situazione che non è certo migliore, ma che comunque ci consente di uscire, ci consente di vivere il Natale in un altro modo. Facciamolo con attenzione, facciamolo con prudenza. Io mi rivolgo ai cittadini affinché mantengano veramente queste cautele. E ovviamente un augurio di buon Natale, di un sereno Natale, sperando che sia l'ultimo, veramente l'ultimo Natale in queste condizioni, perché non se ne può più, devo dire onestamente, non se ne può più. Tutta la vita della collettività è risultata ridotta, limitata, insomma con un effetto devastante anche sui rapporti umani e su tutte quelle che sono le attività primarie della città. Parliamo di quelle commerciali, le attività produttive, ma anche quelle artistiche, insomma, hanno subito certamente un decremento. Allora, sindaco, da parte sua però rivolto alla collettività, alla cittadinanza, come diceva già, un invito a tutte le cautele, alla massima prudenza. Facciamo attenzione anche nell'ambito familiare, anche nelle feste che normalmente si fanno in questo periodo. Cerchiamo di fare attenzione, cerchiamo di essere attenti, evitiamo di incrementare questa situazione che purtroppo è destinata, per un fatto fisiologico, a crescere, e che anche a Civitavecchia, insomma, sta raggiungendo dei numeri un po' troppo pesanti. Però è Natale e quindi dobbiamo giustamente vivere questa festività. Auguri a tutti. Veramente, veramente di cuore. Auguri di buon Natale.